Buonasera, come potete notare ho fatto diverse variazioni al personaggio, non ce la facevo più usare il mago, quindi ho portato la forza a 20 in modo da poter finalmente brandire la spada bastarda, che è l'arma migliore del gioco alla fine. Ora, prima di cominciare questa parte, volevo farvi vedere solo alcune cose. Allora, premetto che poi sono tornato dopo ho liberato la piromante, ho parlato con il cavaliere con la spada verde, penso che avete capito chi è, e vi insegno un gesto, mi pare che sia Joishi, quindi fatelo, io non l'ho fatto vedere nel video. Altra cosa, ho scelto questo lato, cioè di venire nei boschi, si poteva anche andare in un altro punto e ottenere un altro ramo profumato del passato per liberare quel leone, che vi dà una chiave per liberare un personaggio che sta proprio in questa zona e che scambia le anime dei boss con delle armi. Se voi volete, magari nei video successivi vedrete qual è l'altra strada, però io vi consiglio di fare come ho fatto io, magari quando avrete il ramo profumato tornate qui e liberate solamente quel leone, così vi prendete la chiave, poi vi farò vedere. E altro da aggiungere? Ah, in questa zona i maghi vanno male, i nemici sono particolarmente potenti. Bisogna assolutamente schivare i colpi. Attenzione che ci sono maledizioni. Quindi è una zona abbastanza difficoltosa. Ah, un'altra cosa. Sono andato dal gatto per comprare. Questo anello per metti udire le voci dei nemici. Vi farò vedere a cosa serve questo anello, quindi vi consiglio di prendere anche questo prima di venire in questa zona. Allora, intanto saliamo qui. Nulla di particolare, inutile. Con noi c'è sempre Antonio. Ciao, l'hai visto la puntata per caso? Di cosa? Di One Piece? Vogliamo fare un po' di spoiler? No, di Hunter x Hunter. Non esce il domenica? La mercoledì esce Antonio. Facciamo brutte Ok. figure se diciamo queste cose. Guardate la rana gigante, quella a parte che vi fa malissimo, vi pietrifica, la facciamo dopo, per il momento vorrei tirare prima un leone alla volta, infatti sono venuti anche più di un leone. Che caspita fa? Facciamo così, guardate. Nani? Guardate come cazzo si nascondono. Guardate che male. Allora, uno è andato, poi per la rana. Voglio un attimo liberarmi prima dell'altro leone. Ecco qui, ci sono già sgamato. Come vedete sono molto simile. Una volta fatto un backstep, vedete, con la spada bastarda ho fatto un bel 500 di danno, quindi non avrete alcun problema. Allora scendiamocene prima qui. Chiave più avanti. Comunque, per quanto riguarda i leoni, come avete potuto vedere, non stando. Ah, scherziamo? Ah, ok. Ho rischiato tantissimo. Dicevo, per quanto riguarda i leoni, non sono veloci, fanno semplicemente quell'attacco, però vi attaccano in gruppo e fanno un danno cane, quindi veramente attenzione. Allora, qui una falce oscurità. Qui se ci riesco, di solito non ci riesco mai. Eh no, piccolo, questa volta ti fotto.
Buono. Allora, dicevo, quindi leoni con cautela. Qui sotto ce n'è uno, ma non ci serve neanche andarlo a fare, credo. Allora, come vedete, questo scorpione che sta qui non vi attacca, è un personaggio buono, però vi dice solo un punto interrogativo. Ecco che entra in gioco l'anello. Scusate un attimo, voglio fare prima una cosa. Ok, dicevo, ecco che entra in gioco l'anello. Che poi non è un nemico, ecco qui. This is no place for you. Are you not of human race? Those who do. But you. We once had a mark. But he was eventually. It was at the Our master, eventually, in the end, what it will. Nobody. Eventually, we seem to. I. Ci deve dire per forza tutta la storia questo. Is a distant. My name. The Tark past lo is a distant. scorpione. My name. The past, my name. Ok, vi rimando. Non ci dice altro. A questo punto me la rischio. Io ci provo a farlo questo. Guarda qui. Ho fatto la finta. Andò, facevo la finta che scappava. Volevo fare il backstep. Guarda, questo qua è forte. Lo sapevo faceva queste mosse, se no non ci andavo. Quindi voi, se volete, ci andate, se no non fa nulla. Qui c'è un leone che blocca la strada e non vi consiglio di liberarlo. Qui che scrivono. Ma io queste illusioni non le. Ma che bugiardi. Sì, Naturalmente ormai conosco la zona perché per livellare e impugnare la spada bastarda ho aiutato un po' di gente online, anche se lasciavano alquanto a desiderare. Vabbè, riprendiamo allora con l'esplorazione normale. A proposito, se voi giocate in Battlefield 4, attenzione a non sfondare troppo gli admin, perché poi si inventano una scusa e vi fanno un metaban. Giusto, Antonio? dimmi, sto Il metaban. sentendo. Beh? Come reagiscono gli admin quando ne prendono troppe su Battlefield 4? Si inventano la scusa. Non Come dei bambinacci, vanno a morte. c'è problema, però, tanto prima o poi farò anche i video di Battlefield, anzi li comincerò a fare prima o poi, non lo so. E faranno anche brutta figura a quel punto. Che bannare semplicemente perché si perde non ha senso. Quindi presi singolarmente questi leoni, vedete, non danno problemi. Sopravvivete a un attacco, quindi vi curate intanto che vi raggiungono. Avete già fatto. Allora la rana la loccate e poi da lontano la colpite. Non avvicinatevi perché fa un male cane. Oltre che vi può purificare, quindi morite all'istante. Che ho fatto più in questi giorni? Ah, sono tornato a Maciulla, ho trovato il binocolo. Sta prima dell'entrata di Maciulla, dove diciamo ci sta il tramonto e il paesaggio. C'è un punto in cui si può scendere, vedete che c'è un sentiero. Lo troverete perché c'è solo un punto in cui capite che non potete morire. Ops, la rana si è svegliata. Come vedete,
Ho usato le magie tutte per la rana, tanto in questa zona saranno inutili. Ah, l'unica cosa, ho impugnato arma magica perché conviene. Questi vasi sono abbastanza fastidiosi. Vedete come fanno la finta? E poi vi attacco inutile. Bene. L'ho notato. La pietra di Pharos, benissimo. Non ho visto qual era l'altra cosa, ma come al solito vado sempre di fretta. Ah, ma prima ho fatto questa cosa e non ho preso il baule. Ah, una cosa voglio anticipare per il boss. Ci andrete di corsa senza uccidere tutti i nemici. Perché non lo sto facendo andare lì? Semplicemente perché dopo lì ci scenderemo. Come vedete anche di lato riuscire a fare il backstep a questi leoni. Cioè lì qui ci scenderemo, ma non da qui. Bensì da un altro punto. Quindi affrontare il leone lì sotto non è consigliabile. Se sbagliate il backstep, date solo un attacco, perché comunque, come vedete, non avete il tempo di darne due, vi colpirà se ne provate a darne due. Questo è un altro leone che si può liberare, ma neanche possiamo farlo e poi non ci interessa. Quello qui sopra. Che c'è? Ah, gli incensi. Ricordate che gli incensi in questo gioco servono per diminuire le statistiche richieste per una magia o per un miracolo. Facciamo un esempio. La magia richiede 50, bruciate 3 incensi, dipende poi dal tipo. La magia richiede 47 intelligenza, quindi molto comodo. Allora, qui volevo scendere, ecco qui. Innanzitutto perché qui ci sono le anime ricercanti. Oddio. Perché c'è questo anziano signore che poi, quando lo incontrerete altre due volte, alla fine vi darà una sorta di patto. Cioè vi darà proprio un patto. Come vedete per il momento, mi sorprende che ci indicherà la via. Attenzione qui che si rompe l'equipaggiamento in queste zone gialle, ma noi non arriviamo fino in fondo, dove ci sono alcune rane, e ci sta il personaggio che vi dicevo, l'arpia da liberare. Non interessa noi arrivare lì perché comunque, non avendo un ramo profumato del passato, non possiamo comunque Oh, ottenere hanno la fatto la chiave. recensione completa Dimmi. per One Plus One. È uno schifo. Visto che ci troviamo, parliamo anche di cellulari. Ah, la zona l'abbiamo fatta. Questo è per il momento, questo video è tutto. Ora andiamo con la corsa a farci il boss, anche se prima, vi dico la verità, visto che sono abbastanza pesante in questa spada, vorrei mettere un po' di vigore in più. Per quanto riguarda il OnePlus One, il cellulare che famosissimo ormai a 2,99 che si ottiene Inviti,
Si leggono brutte recensioni in giro. Quindi non so se è così consigliabile, anche se il prezzo è veramente invitante. Allora, per questo video è tutto. Continuiamo subito andando a fare il boss, che è uno scorpione, una femmina di scorpione. Poi vedrete. Ciao!